consiglio della regione, nuovo sindaco di Bacoli, con dei numeri che forse nemmeno tutti aspettavano. Sono numeri enormi che il popolo di Bacoli ha voluto sposare in modo ampio questo progetto per il cambiamento. Noi pensavamo di vincere, il divario è stato netto. Abbiamo lavorato bene nel corso di questi anni, nel corso di questi ultimi 15 giorni soprattutto, presentando alla città un modello di cambiamento che non solo era giusto ma aveva anche i numeri per farci, perché abbiamo tenuto convegni con l'attuale sindaco di Monte di Procia, Beppe Pugliese, legami con altre realtà, Flegrei, abbiamo dimostrato che effettivamente il nostro programma può entrare in sinergia con tante altre azioni amministrative dei comuni limitrofi e che soprattutto aveva i numeri per farcela. Quasi 9.000 voti sono un risultato straordinario che ripagano di tanto impegno, ma che sono il frutto, lo ripeto sempre, di un ringraziamento enorme alla città di Bacoli che ieri si è voluta premiare. E adesso si comincia, si lavora, si fa sul serio. Fino adesso è stata campagna elettorale, a cominciare dalla composizione della giunta. Che tipo di giunta vorrai formare? Sì, noi siamo da 6 anni in campo, quindi sono 6 anni di attività politiche, facciamo sul serio da tempo. La campagna elettorale è stato un momento per noi per raccontare alla città un altro modello di paese, quindi anche è stato un momento molto serio. La giunta comunale sarà presentata a massimo in questa settimana, inizio la settimana prossima, e sarà una giunta costituita da attivisti e persone che hanno fatto di Fribacoli l'attività politica del territorio il proprio credo da anni. La città li conoscerà a breve, sarà una giunta competente, fatta di persone di estrema fiducia che ci possono permettere di affrontare al meglio questi primi mesi, questi anni di amministrazione comunale che saranno particolarmente difficili e complessi, non per la complessità dei problemi da affrontare, ma perché entriamo in una macchina burocratica che ha bisogno di essere oleata, studiata e va analizzata ogni minimo particolare, e il nostro primo obiettivo è mantenere sempre il legame con la città. Ieri sino alle 3 di notte migliaia di cittadini, migliaia, sono stati in strada per festeggiare la liberazione della città di Bacoli. Sarà una giunta tecnica o politica, o misto? Ma io a queste domande tecniche e politiche non ho mai creduto. Tra le due preferisco sempre politiche, perché la giunta deve essere politica, espressione della volontà del popolo di cambiare le cose. I tecnici ce ne sono tanti, stanno anche in municipio, possono dare una mano come classi dirigenti, uffici. Io farò riferimento sempre a politici nella misura in cui ci siano persone professioniste che vogliono prestare la propria professione e il proprio tempo per un lasso di tempo alla politica. Quindi per me questo significa essere dei tecnici prestati alla politica, ma siamo politici tutti. Il primo atto che firmerai da sindaco? È la proclamazione, non lo so se la firmo già. Non ne abbiamo assolutamente idea, che non sappiamo neanche i giorni in cui verremo proclamati, stiamo attendendo un po' i provvedimenti. Sicuramente il primo atto da sindaco sarà quello di partecipare questa sera al Consiglio Comunale che si terrà a Monte di Procia, dall'inaugurazione inaugurazione del primo Consiglio con Peppe Pugliese sindaco, per rappresentare la vicinanza istituzionale con un amico, ma quello che è il nuovo sindaco di Monte di Procia, un rapporto sinergico che comincerà sin dai primi minuti di questa nuova avventura amministrativa.